Siamo a Francoforte per la presentazione internazionale alla stampa del prossimo IAA che si terrà a settembre. Siamo con Christian Levin, presidente di Traton, al quale porgiamo due domande. La prima è questa: quali sono i focus del prossimo IAA? Per noi tutto il focus è di accelerare la transizione dalla piattaforma gasolio alla piattaforma elettrico. Allora presentiamo noi modelli di zero emissioni, però parliamo anche di tecnologie di transizione come il biometano, il biogas o il biodiesel, ma anche l'ibrido. Quindi il gasolio e quindi il gas ha ancora una sua ragione, diciamo. Poi motore di combustione, secondo me, come abbiamo una flotta, no? Abbiamo una flotta circolante di centinaia di migliaia di veicoli nel mondo, dobbiamo anche trovare soluzione per loro, se no la transizione non è possibile. Però per il futuro, diciamo 2025-2026, per me è elettrico. Dobbiamo solo risolvere il problema del charging, è questo che manca oggi. E questo percorso verso l'elettrificazione, verso l'idrogeno, è un percorso lento, veloce, troppo veloce, troppo lento? Ma tutti dipendono dal perspettivo, evidentemente. Se diciamo che abbiamo lavorato con il diesel 120 anni e adesso vogliamo fare un cambiamento in 10 anni, è veloce. Però per me, se guardiamo il nostro target di ridurre il CO2, è troppo lento, dobbiamo accelerare e per farlo dobbiamo lavorare insieme, noi come produttori, con il mondo politico e evidentemente anche quello che forniscono l'elettricità ai nostri clienti.